Eccoli i miei stoici, stoicissimi followers. Benissimo, questa è la parte numero 5. Vi do poi 3 idee di libri. Libri non libri in realtà. Ossia quei libri che non sono romanzi. Allora, il primo, al primo non ce l'ho, vi lascio una foto. Hanno edito per l'occasione dell'uscita del film Lo Hobbit un volume a 29,50€, io l'ho visto da Feltrinelli, quindi lo trovate sullo store online di Feltrinelli, ma penso ci sia anche da tutti gli altri, che raccoglie le illustrazioni di Tolkien, quelle originali, che corredavano il manoscritto dello Hobbit. Allora, sicuramente per gli appassionati del genere questo è un regalo che fa piacere ricevere, ecco. Tra l'altro è molto bello perché ha la copertina rigida, le illustrazioni dentro sono molto carine. Un bel regalo. Libro non libro, che è il mio personale regalo di Natale a me stessa, è questo. L'arte del ricevere di La Durée, edito l'Ippocampo. La Durée, celeberrimo per i macaron, come, però in realtà è una pasticceria a tutti gli effetti. La Maison La Durée fa pagare questo libro 25€. Però vi devo dire che è veramente un bellissimo regalo di Natale se voi avete un'amica appassionata o di La Durée o delle feste dell'arte del ricevere. Come funziona? Allora, intanto c'è questo cofanetto in cartoncino rigido, tutto decorato. Quando voi aprite la scatola, all'interno c'è la carta, è veramente un gioiello, e all'interno il volume, che chiaramente riprende il colore verde della confezione. Il volume, che è a tutta dimensione della mia mano, ma allora la mia mano non è così piccola, no dai, è piccolino perché è quadrato, ma è più grande della mia mano. Questo qua è il volume. Ha le pagine dorate, ha la copertina di quelle rigide ma trapuntata e morbido, guarda che luce, e all'interno, no, color lavanda, eccolo qui, lo vedete, ha le pagine lucide, adesso mi riavvicino se no non lo vedete, ci sono le foto, delle ricette, e ci sono delle ricette divise per occasioni, ossia il libro è suddiviso così, questo è il sommario, così vi fate un'idea: colazioni, brunch, tea, per occasioni, per ogni occasione vi danno un'idea di cosa cucinare, ma anche di come allestire. Quindi, tanto per dirvi, vediamo, la colazione per due. Qua c'è il menù, poi vi dicono anche, a parte bellissime le immagini, cosa preparare, come prepararlo, le regole. È un bellissimo libricino, un libro di ricette, ma non di quelli da regalare a Natale, insomma, quelle, le belle edizioni natalizie, ecco, che fanno in questo cofanetto meraviglioso. E io veramente trovo che questo sia un bellissimo regalo. Tra l'altro, se lo acquistate online o con le tessere, sicuramente vi fanno anche degli sconti, e quindi insomma io dico che per un'appassionata ricevere una cosa del genere fa sempre molto molto piacere. È il mio regalo di Natale. E poi vi mostro questo, che vabbè, non dovrebbe vedere, mio marito non dovrebbe vedere i miei video perché non li guarda mai. E se li guarda, non dovresti vederli. Allora, questo è il libro che hanno edito quest'anno, Tabula Rasa, Vasco Rossi. Per gli appassionati, chiaramente. 27 anni, 200 foto, un Vasco Rossi così non lo avete visto mai. È un libro fotografico che raccoglie le immagini appunto di Vasco in giro per il mondo, nelle tournée, eccetera, eccetera. Chiaramente per gli appassionati, io penso non ci sia una sola parola scritta in questo libro, però non sono sicura. Ah certo, odia, chiaramente essendo un libro di Vasco Rossi, non poteva che iniziare con questa frase.
Ok, poi ci sono 300 pagine di foto, sono tutte foto, è un libro assolutamente fotografico, edito Mondadori. Questo costa 25 euro, pure questo. È molto carino, questo è decisamente, è alto come la mia mano, ma è decisamente più lungo, anche perché poi è aperto, viene proprio grosso, grosso. E è un'idea carina per gli appassionati del genere, insomma. E tra l'altro da Feltrinelli c'è il 15% di sconto, ma vale lo stesso discorso del libro di Ladurée, ossia se comprate in internet o avete le tessere soci in genere, riuscite sempre a spuntarla. Ok, poi ci sono. Vabbè, ve lo dico perché ho ricevuto una telefonata e mio papà vuole che io vi consigli il suo vino per Natale. Vabbè. Cosa volete che vi dica? Doveri di figlia. No, a parte gli scherzi, io vi faccio vedere queste perché sono le più belle che ho in casa, sicuramente. Nel senso che hanno le etichette brilluccicose. Vi lascio il link qua sotto perché loro spediscono. Hanno gli. Non so se riesco a farle vedere. Sì. Hanno tutti gli strass sulle bottiglie, sulle etichette. C'è anche questo, c'è tutti i brillocchini. E fanno anche i cofanetti, tipo, però sono carini in effetti, fanno un po' festa. Tra l'altro questo è buonissimo. Ma vabbè, e fanno proprio festa, fanno un po' Natale in effetti. E poi se andate a cena da qualcuno, lo spumante va sempre bene, per Natale. Questo ha anche il 4 rosso. Vabbè, io ho dovuto assolvere a questo mio dovere di figlia, subito prima di passare ai profumo ambiente, che invece mio padre odia, così indoro la pillola. Allora, profumo ambienti. Prima cosa che vi faccio vedere è questo che ho già fatto vedere nel video di Santa Lucia e ha avuto anche abbastanza successo, è piaciuto. Ed è il. Non è un bruciacandele perché non ci va la candela, ma vabbè, il profumatore, profumiere di Yankee Candles. Questo costa 7 euro, come dicevo nell'altro video. Ha la base in ferro battuto, la corolla in ceramica azzurra, fatta così. Voi prendete le cialdine che vi ho già fatto vedere in quel video, le mettete qui. Qui vado veloce perché ve l'ho già fatto vedere. Chi vuole vederlo vi linko il video. Qua sotto mettete la candelina, l'accendete, la cera si scioglie e profuma l'ambiente. 7 euro il bruciatore, 1,80 euro le cialdine. Yankee Candles vende online, vende da coin e per le ragazze di Verona, oltre che da coin, se volete trovare un sacco anche di scelta. E il profumatore che da coin non ho visto, lo trovate dalle Morette. Vi lascio il link qua sotto. Non so se le Morette venda anche online. Beh, io vi lascio il link, se vende online lo scoprite di sicuro. Altro candela profumata, un po' più di design, un po' più essenziale, sono queste di IKEA. Vabbè, Celeberry, ma penso che ci sia uno store vicino a tutti, ma vendono anche online. Questa qua è quella di limone e profuma tantissimo, cioè proprio. Una roba micidiale e mi piace molto la confezione, nel senso che io poi toglierò questa fastidiosissima etichetta con il nome, che però potrebbe servirvi se dovete comprarlo online, che è Flared Full. Ve lo spiego, la mia pronuncia dello svedese, ma è carina perché appunto con questo coperchietto, tra l'altro il coperchietto è di quelli, sì, io metto la mano sotto perché non mi fido mai, però è molto 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 carina. E il prezzo è esiguo come quasi tutto ciò che si trova da IKEA. Altrimenti, però di questo non ho una marca perché io l'ho comprata ai banchetti di Natale, ma penso che ci sia un po' in tutta Italia. Questo è Putpourri. Io dentro ci sono le pezzi di arancia, le ghiandine, le pallette, c'è un po' di tutto. Questo profuma tantissimo. Questo io l'ho pagato 10 euro. Perché me lo sono composta come volevo io, ma voi potete prenderlo, c'erano i sacchettini già fatti, con anche le fialette per rinfrescarlo quando un po' si smorza. E il profumo ambiente, insomma, secondo me, salvo a casa dei miei genitori, vanno sempre super bene. Un saluto ai miei genitori. Bene, io ho, penso, parlato per più di un'ora. Quindi divido il video. Spero che possa esservi utile, che vi piaccia e io vi mando un enorme bacio e buon Natale, ma penso che girerò ancora qualcosa prima di Natale. In ogni caso, buon Natale, buona ricerca dei regali e divertitevi.